Venerdì 26 febbraio 2016 si è tenuta la presentazione de La grande dimensione in architettura, il centro direzionale di Napoli. La saletta Libri rari della Biblioteca di Architettura del Palazzo Gravina, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha ospitato esponenti della DIARC, del CDL MAPA, del Master PEX, del Comitato Scientifico EDA e della casa editrice Aracne. Hanno discusso Pasquale Belfiore, Fabio Mangone e Francesco Rispoli e ha moderato Alessandro Castagnaro. Oggi presentiamo a Napoli, a Palazzo Gravina, nella sede storica del Dipartimento di Architettura, la ex facoltà, la ricerca che ho condotto con i miei studenti e con dei colleghi molto bravi e interessati alla questione del centro direzionale, questa ricerca appunto sulla grande dimensione in architettura. Una dimensione che molto spesso non ha trovato coincidenze con la città viva, quella abitata, quella densa, quella vissuta, la città dei grandi e importanti spazi pubblici, e che misura, come dire, delle carenze. Non si tratta di riciclare questa grande struttura architettonica, ma si tratta semplicemente di aggiungere alcuni e mirati layer per avere un lavoro che lega maggiormente questi spazi alla città, che faccia proseguire la vita di questo luogo per molte ore al giorno e che testimonia attraverso un processo di lenta densificazione quella che deve essere una misura e una necessaria qualità dello spazio pubblico in una città contemporanea. Si tratta di un lavoro straordinario, a mio parere, per la città di Napoli, in cui, come io ho scritto nel piccolo saggio che è incluso nel libro, in realtà l'architettura progettata da Giovanni Multari con i suoi studenti riesce a rendere quello che è stato definito il centro direzionale, il cuore freddo di una città bollente, uno spazio nuovamente accogliente per la vita dei cittadini napoletani. Parlare, sperimentare e cominciare a recuperare una conoscenza per una trasformazione di un'area come quello del centro direzionale di Napoli è un tema di grande interesse, un tema contemporaneo che ritrova attraverso il lavoro degli studenti, un lavoro didattico, anche una dimensione di ricerca. È un portare nella scuola le questioni concrete che oggi ci troviamo ad affrontare, anche le questioni più complesse che hanno bisogno di conoscenza, di confronto. È anche un modo per rilanciare e riaprire un dibattito di cui abbiamo grande bisogno in Italia. Questo libro sul centro direzionale di Napoli affronta il tema della grande dimensione in architettura, che è un tema proprio dei grandi interventi degli anni 70 e degli anni 80. È un tema che l'editoria tecnico-scientifica e il dibattito culturale ha messo un po' da parte negli ultimi decenni e che richiede di essere invece rivisitato e preso in considerazione alla luce della necessità di ripensare alla città costruita escludendo ulteriore consumo di suolo ed escludendo impatti che sarebbero inevitabilmente più rilevanti sulla città. Allora, un dibattito del genere, grazie al libro curato da Giovanni Multari, ci consente di riaprire un dialogo molto forte e di dare anche delle opportunità
non solo per i giovani architetti di operare su questo ambito, ma anche a una classe dirigenziale, politica e culturale a seguito di tutte le crisi e le critiche emerse di poter aggiustare il tiro su quelle che possono essere le iniziative in futuro affinché la società del nostro futuro possa vivere meglio in determinate realtà che alla fine si sono rivelate parzialmente dei fallimenti. Fallimenti non tanto dal punto di vista architettonico, ma nel legame con la città storica e con tutti i collegamenti sociali di cui sono venute meno molto spesso.